prossima di aprire a presentazione anche per l'anticipo delle seconde dosi. Come sapete avevamo spostato a 42 giorni il richiamo della seconda dose di Pfizer e Moderna nei momenti di maggiore ristrettezza delle consegne dei vaccini, proprio per aumentare le prime dosi. Oggi io ritengo, visto anche la protezione quasi totale che la seconda dose del vaccino dà sulle varianti circolanti con l'aumento dell'incidenza, sia invece utile tornare ad anticipare la seconda dose. Quindi ci ragioneremo in queste ore, ma la settimana prossima la nostra idea è di aprire a presentazione libera, passati 21 giorni per quanto riguarda Pfizer, 28 giorni per quanto riguarda Moderna, a chi vuole anticipare la sua seconda dose, al di là dell'appuntamento che gli è stato dato, anche la possibilità di farlo a presentazione come faremo stasera. Poi è fondamentale convincere tutti che è importantissimo vaccinarsi, è fondamentale. Dopo la diretta televisiva del presidente Macron, la Francia ha avuto 6 milioni di prenotazioni in una settimana, quante ne aveva avuti nelle 4-5 settimane precedenti, quindi evidentemente un incentivo aiuta. Stanno tornando a salire anche in Liguria, secondo Liguria Digitale, le nostre prenotazioni, che è un buon segno. Anche l'affluenza di stasera è un buon segno. Vorrei dire a tutti, e sono numeri, che durante la prima e la seconda e la terza ondata di Covid noi abbiamo avuto un tasso di ospedalizzazioni sui contagiati che sfiorava il 15%. Oggi, con la protezione dei vaccini, siamo a un tasso di ospedalizzazione del 5%, segno che funziona realmente la copertura del vaccino, prima dose e seconda dose. E gli ospedalizzati di questi giorni, che comunque continuano a calare nonostante aumenti l'incidenza del virus in tutta Europa, e la Liguria non fa eccezione, chi va in ospedale oggi per lo più, oltre il 60%, sono persone che non si sono vaccinate. Nel campione che abbiamo solamente una percentuale molto molto bassa alla seconda dose, ha una percentuale di poco superiore al 20% la seconda dose, mentre tutti gli altri sono persone che non si sono ancora volute vaccinare. L'incidenza è cresciuta tantissimo, soprattutto tra i più giovani, diciamo tra i 18 e i 40 anni, che sono ancora le categorie meno protette dal vaccino, mentre dai 50 anni in su stiamo raggiungendo percentuali significative di popolazione coperta. Devono capire che è importante anche per loro farlo, soprattutto per tornare a una vita normale e non avere poi colpi di coda del virus che ci costringano a scelte dolorose nel prossimo futuro. Con questi dati è possibile, secondo lei, che la Liguria rischi il passaggio in zona gialla la prossima o le settimane successive? No, direi assolutamente di no, per molte ragioni. La prima è che siamo comunque una delle regioni con l'incidenza più bassa d'Italia, nonostante l'altissimo tasso turistico e quindi la promiscuità di vari cittadini sul nostro territorio. L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, che come sapete segna il benchmark a 50, è ancora intorno a 10 nella nostra regione, quindi siamo molto molto distanti dai livelli di allarme. Secondo, perché si tiene conto già adesso del tasso di ospedalizzazione, e negli ospedali della Liguria vi sono pazienti che non si contano sulle dita di due mani, cioè siamo meno di 10 pazienti ricoverati in tutta la Liguria, e francamente direi che non è un numero allarmante, e nonostante l'aumento dell'incidenza sta decrescendo il numero degli ospedalizzati, segno che la campagna di vaccinazione funziona. Perché continui così, però ci vuole lo sforzo di tutti. Lo sforzo di tutti vuol dire di venire qua stasera a vaccinarsi. Tra i nuovi positivi, sapete se la maggior parte sono non vaccinati, più giovani, più anziani? C'è qualche informazione su questo? Sappiamo sui ricoverati, la maggior parte anche dei nuovi positivi sono certamente non vaccinati, dal momento che la maggior parte dei ricoverati sono non vaccinati. È chiaro che già la prima dose di vaccino propone una copertura, sia dalla possibilità, poi il professor Bassetti forse potrà darvi numeri più significativi dei miei, ma la prima dose di vaccino propone una copertura importante sia dal contagio ma soprattutto dall'ospedalizzazione, la seconda dose di vaccino propone la copertura quasi totale sia dall'infezione sia dalla possibilità che questa si aggravi, e lo fa anche su tutte le varianti
presenti, compreso la famosa variante Delta che sta diventando dominante. Quindi vaccinarsi per continuare a vivere la nostra vita. Presidente, ma lei è favorevole al Green Pass, diciamo così, alla francese, però Salvini e Meloni hanno dichiarato tweet contro tweet di essere contrarissimi, libertà, limitazione, libertà, eccetera. Ognuno è libero di pensarla come crede, anch'io sono favorevole alla libertà e se potessimo permettercelo direi che ogni cittadino può fare quello che vuole della propria salute, così come della propria vita, delle proprie abitudini. Certamente se dobbiamo pensare alla diminuzione del rischio o al cosiddetto male minore, come si dice parlando tra di noi, ritengo che mostrare un Green Pass all'accesso ad alcune attività della nostra vita sia molto meglio che non richiudere quelle stesse attività e richiuderci tutti in casa. Quindi non è la scelta ideale quella di legare la nostra vita a un Green Pass, è la scelta necessaria a cercare a fare in modo di continuare a viverla. Poi ci vuole una certa misura, la Francia era molto indietro nella campagna vaccinale, ha scelto una cosa drastica, mezzi pubblici, la grande distribuzione anche alimentare, insomma scelte piuttosto invasive delle libertà personali. Penso che se si facesse qualche cosa di più misurato, ma che dia il senso dell'importanza, penso alle cose più voluttuarie, le partite di calcio, i concerti rock, l'abbonamento a un teatro, le sale cinematografiche, non faremo un soldo di danno. E poi c'è bisogno che, da questo punto di vista ho già avuto modo di dirlo, bisogna dire che vaccinarsi è un dovere civico, non ci può essere nella politica alcuna ambiguità in questo senso, tutti noi siamo contrari all'obbligo vaccinale inteso come un obbligo di legge, ma questo non vuol dire che tutti noi dobbiamo essere convinti che vaccinarsi sia davvero un obbligo civile. Matteo, vieni qua a dire qualcosa. Ecco. Sì, senti, mi spiega quanto è utile vaccinarsi. Siamo? Volete? Senta, approfittiamo di questi ultimi dati per capire anche se e come sta cambiando la situazione ospedaliera, se state vedendo nuovi ricoveri e chi sono i nuovi ricoverati nel caso. Allora, nuovi ricoveri in maniera importante non li stiamo vedendo. Quei pochi che si vedono sono purtroppo, ahimè, per la maggioranza dei casi persone non vaccinate, quindi o sono persone che non si possono vaccinare o sono persone che hanno deciso di non vaccinarsi, oppure sono persone che attendono ancora o attendevano ancora di fare il vaccino, quindi quelli che sono stati un pochino più esitanti. Però mi pare che il dato sulle ospedalizzazioni sia abbastanza importante, nel senso che pur vedendo un lieve incremento anche in Liguria dei contagi, non si sta vedendo un aumento dei ricoveri. Credo che questo sarà un po' il leitmotiv che ci accompagnerà da adesso fino al prossimo novembre, dove fondamentalmente vedremo un aumento dei contagi, perché quello sarà inevitabile, quello che già è successo in Inghilterra. D'altronde, se pensate che l'R0 della variante Delta, che anche in Italia sarà tra poco predominante, è 7, e l'R0 del virus originale era 2.5, quindi vuol dire avere un virus che non contagia una persona, due persone e mezzo, ma le contagia fino a 7, quindi potete immaginare quanto veloce il contagio possa correre. E in questo contesto è evidente che avere una popolazione che oggi riguarda il circa il 30% dei liberi, 35, non vaccinata, se dovessimo arrivare con la stessa proporzione di vaccinati a ottobre sarebbero dei grandi dolori, perché è chiaro che il virus quando inizia a trovare tre porte chiuse, però ne trova tre aperte e si infila in quelle tre porte che sono aperte. Fondamentalmente le tre porte sono evidentemente quelle di chi non è vaccinato. E quindi oggi siamo qua anche per dire no al virus e dire sì al vaccino, non ci sono alternative. Chi vuole trovare una strada alternativa sbaglia. E quindi io credo che ci si deve arrivare così, non con l'imposizione, non con l'obbligo, ma ci si deve arrivare col convincimento, con la moral suasion, con queste giornate, con i testimonial, con le persone che parlano alla gente. Io adesso mentre ero qua qualcuno mi ha fatto delle domande e quindi siamo a disposizione, ovviamente non per tutti, perché è chiaro che non è che si può rispondere alle domande di tutti, però i medici, Alisa, tutti siamo qua per chiarire alle persone che l'unica via è quella del vaccino.
Finish. Grazie. Ragazzi, non ho tutto con la sottotitoli male di stasera. Dai. Siamo? Grande. Faccio io la domanda? No, no, la faccio una risposta. Diventerà un estremista del vaccino, alla nuova frontiera. Aspetta, tengo. Vai. Sì, diventa un estremista del vaccino, quindi dobbiamo vaccinarci. Mi verrebbe a dire contro i milanesi, ma no, invece non dico queste minchiate. No, vacciniamoci, io credo veramente in questo momento, nel vaccino per farci ritornare a vivere. Noi siamo gente, vogliamo i teatri pieni, vogliamo ritrovare la gente, vogliamo abbracciarci, fare quei finali di spettacolo come una volta che si finiva in mezzo alla gente. Oh, vieni qui adesso, vacciniamoci così ritorniamo. E poi posso dire una cosa, lo dico a tutti i genovesi, a tutti quelli che si sentono genovesi dentro, ma veramente genovesi da generazione, ma anche nuovi genovesi che hanno capito la genovesità, e vi dico una cosa: il vaccino è gratis, ragazzi, vacciniamoci. Io me ne sono fatti 7, basta, mi state mettendo in soggezione. Grazie mille. Facciamo anche un'eccezione per quelli che vengono da fuori per i vaccini. Per una volta. Per il vaccino vi accompagniamo. Io basta, poi non ce l'ho più voglia. Parlo più di milanesi, vedi. Io abito a Milano. Abbiamo aperto le frontiere. Vacciniamo anche milanesi e piemontesi. Per ora sono il piemontese. Milanesi, non siamo arrivati a così tanto coraggio. Allora, sì, esatto. È difficile. Devi fare le tigre. Sì. Merci.